Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio, la serie dove recensisco un film o una serie e poi porto un doppiaggio il venerdì. Quest'oggi torniamo sul Disney con la serie di Obi-Wan, Star Wars quindi. Come al solito, prima di cominciare, premetto che io mi baso su tre voti: trama, personaggi e obiettivo. Partiamo con la trama. La trama si svolge come al solito, perché ormai praticamente Star Wars ha deciso di sì esplorare un po' di più i pianeti, ma di non esplorare praticamente le diverse linee temporali, tipo che ne so, il passato di Star Wars dove c'erano 10.000 Sith fichissimi, però no, non li facciamo vedere. Quindi è di nuovo ambientato tra la prima trilogia e la seconda. Quindi tra, per farvi capire, la storia di Anakin e la storia di Luke. Tutto si svolge, come al solito, su Tatooine. Esatto, perché? Perché Obi-Wan stava su Tatooine, perché è lì dove è stato Luke, è lì dove è nato Anakin, è lì dove succede praticamente ogni cosa. Praticamente la storia parla di come Obi-Wan è costretto ad andare a salvare la principessa Leila, che, ah sì, ricordatevi che Star Wars è tipo la saga in cui i nomi vengono cambiati più volte, perché qui si chiama Leia. Però vabbè, come Han, Han Solo, tutte quelle cazzate di merda lì, perché dopo la gente fa "non si chiama così" e sti cazzi, cioè ormai uno ci ha fatto l'abitudine e fallo così e basta, cioè non vedo perché devi cambiarlo 20 volte facendo risultare così ridicola la serie, perché cioè un giorno si chiama un modo, un giorno si chiama un altro, vabbè. Comunque, la trama appunto è che la principessa Leila viene rapita da piccola, ci avrà una decina d'anni, e viene, niente, portata a fanculonia incredibile. E per di più Obi-Wan, che viene contattato dai padri, tra virgolette, cioè insomma i genitori adottivi di Leila, deve andarla a riprendere, anche se passati 10 anni, diciamo, da quello che è successo, lui non ha toccato spada laser né ha usato la forza, perché si è dato tipo all'agricoltura, ha fatto un po' il Thanos di turno, quindi è un po' rincoglionito, nel senso che non sa usare la forza bene fin da subito, deve riprenderci la mano, pure la spada laser. Questa sinceramente è una scelta che a me fa un po' rodere il culo, perché parliamone. Allora, Yoda, ok? Yoda, parliamone, Yoda. Yoda, cazzo. Quella merda, quel goblin del cazzo. In tutti gli Star Wars non ha mai fatto una sega. Medita e basta. Avrà preso la spada laser in mano in tipo tutta la sua vita, almeno in quella cinematografica, non in quella da giovane in cui potremmo esplorare, ma sti cozzi, perché dovremmo esplorarla. L'avrà presa per davvero una volta in mano, quella spada laser, eppure la forza, la spada, gira come una trottola, pende praticamente a pisellate in faccia a Palpatine, il cattivo, eppure, cioè, dai, che cazzo? Perché allora lui non ha potuto tranquillamente meditare nel frattempo e tutto il resto e quindi mantenere, tra virgolette, quella forza? Per me è un po' una cazzata, anche perché non ha completamente reciso il legame con la forza, visto che ogni giorno cerca di contattare i suoi maestri vecchi per sapere cosa fare e per parlarci. Quindi non è neanche del tutto vero che abbia messo da parte tutta la forza. Però, vabbè. Il punto è questo. Obi-Wan deve andare a salvarla, ma è stata praticamente istituita una specie di Gestapo per i Jedi, che praticamente c'è l'inquisitore Sith che deve andare a cercare con una squadra di altri Sith i Jedi da far fuori, perché non devono esserci. Allora, puntualmente ve lo dico, questi magicamente vengono inseriti qui dentro, ma poi non sono presenti nel film, cioè nella trilogia originaria. Quindi secondo me è un po' un buco di trama che tu ce li metti. E poi
Magicamente, quando Luke va a ammazzare Palpatine, ci sta lui e Darth Vader. Basta. Cioè, non ci sono più Sith. Cosa che, a dire la verità, secondo me è una cazzata dal punto di vista della trilogia originale, perché visto che l'impero ha vinto e quindi, tra virgolette, i Sith hanno vinto, ci dovrebbero essere più Sith. Gente che comunque ha preso la via oscura e quello che cazzo è. E invece no. Vabbè, comunque, ci stanno sti tizi, tra cui una che faceva parte, vi ricordate la famosissima scena in cui Anakin tradisce i Jedi? E va a schiattare praticamente tutti quanti i bambini Jedi. Ecco, lei faceva parte di uno di questi bambini e un po' in stile scuola americana si è salvata infilandosi nei cadaveri dei suoi compagnetti. E che fa? Diventa un Jedi per sconfiggere i Sith? No, diventa un Sith perché così almeno un giorno, chissà quando, quando si sarà, diciamo, presa la fiducia di Darth Vader, quindi Anakin, lo colpirà alle spalle. Sicuramente ci riuscirai, bella, perché tanto è un coglione, cioè non è tipo il Jedi barra Sith più forte di tutti i tempi, da quel che ne dicono. No, eh. Vi posso dire che, ecco, la serie è particolarmente monotona, secondo me. Personaggi un po' carenti. E l'unica cosa carina, appunto, è il vedere finalmente Darth Vader che fa qualcosa. Perché di solito Darth Vader l'abbiamo sempre visto come il cattivone di tutti quanti. Oh, mazza, quanto è figo Darth Vader! Cioè, guarda la maschera! Cioè, guarda, guarda! Guarda come c'ha il fiatone! Cioè, mi sembra proprio un vecchio novantenne, proprio figo, cazzo, sì! Bene, non ha mai fatto un cazzo tipo in tutti i film. Zero, regà. Cioè, è sempre stato lì, così, con il suo mantello a camminare e a fare: ragazzi, io sono fico, tranne qualche volta che ha fatto a spadate con Luke, appunto, e basta. Qui invece, ecco, viene un po', forse perché adesso ci sono i soldi e anche le tecnologie per fare cose un po' più fighe, viene esplorato molto di più. E quindi è carino a livello visivo di quello che vedi fare a Darth Vader, che non è più un manichino, ma si muove anche lui, regà, incredibile, assaltato, cioè roba incredibile, perché voi vedere Darth Vader saltare è una cosa, cioè, che non succede mai, tutte le volte proprio sono Darth Vader. Invece qui si muove, ragazzi, cioè si muove, incredibile. E niente, fa poi una specie di combattimento con Obi-Wan, in cui ci sono uno scambio di battute particolarmente commovente, perché comunque il momento è particolarmente commovente grazie, secondo me, alla bravura di Ewan McGregor, che è quello che fa Obi-Wan. Per il resto, però, comunque rimane un po' piscio di cammello, ecco, perché ci sono varie scelte che secondo me non hanno senso, tra cui anche appunto lasciarlo in vita una seconda volta, spoiler sì. Non vi dico come, ma vabbè. È tutto puntato a fare una serie fine a se stessa. Non racconta nulla di nuovo, neanche, cioè, è come guardarsi un filler, una puntata in televisione di qualcosa che poi, se, cioè, se non l'hai vista, sti cazzi, non è un problema. La famosa puntata dei bagarozzi di Naruto, in cui devono andare a trovare sti bagarozzi, capito? No, niente, quindi trama, io gli darei un bel 4, perché per niente interessante, molto scontata, inserita in un lasso di tempo in cui ormai sappiamo già quello che è successo prima e quello che è successo dopo, quindi come vai, vai, sei con le mani legate. Quindi secondo me non ha senso. Passiamo ai personaggi. I personaggi, a dir la verità, da parlare sono 4, ti è. Secondo me il personaggio di Darth Vader, scusatemi se lo dico, per me Luke Award non ci sta. Perché ok, il vocione è quello che cazzo vi pare, ma a me è sembrato di sentire la stessa identica recitazione di Smaug di Hobbit con dietro la maschera di Darth Vader. E non mi ha reso per niente il personaggio. E questo è sicuramente un errore non dell'opera, ma del doppiaggio italiano. È legato al passato, ma c'è la sola morte con Obi-Wan, come infatti era anche nella prima trilogia, perché se vi ricordate, nel primo film della prima trilogia, lui, insomma, lasera il fantasma di Obi-Wan, neanche proprio lui, perché tipo sparisce così, senza motivo. Effetti speciali della Madonna all'epoca. Vabbè, Leila è una ragazzina gnoma così, che
Niente. Cioè, c'ha 10 anni, ma parla. È la classica ragazzina. Che poi mi sa che pure è la stessa attrice. Avete presente tipo la ragazzina che c'è in C'era una volta Hollywood che faceva l'attrice da piccola? Mi sa che è la stessa attrice. Comunque è lo stesso personaggio. Cioè, tipo che c'ha 10 anni, ma parla come una donna forte, quarantenne, emancipata. Niente, Obi-Wan invece è un po' deficiente cretino che sembra che per davvero non abbia mai preso una spada, anche a livello mentale, a dire la verità, per le scelte che fa, è tipo più stupido dell'Obi-Wan di una volta, cioè è proprio un coglione. Non lo so, fa dei ragionamenti fini a se stessi, si sbaglia pure certe volte a dire cose davanti ai nemici, cioè robe tipo che, cioè, il barbaro del gruppo, raga, proprio. Oltre a loro tre ci sta la tizia che avevo detto che era praticamente una dei sopravvissuti della scuola di Jedi, che ricordiamo essere in Texas. Praticamente lei è una guidata dalla rabbia, lei è l'unico personaggio che a dire la verità viene esplorato un po', nonostante tutto mi sta sul cazzo, però è vero, viene esplorato, comunque alla sua crescita. Insomma, cerca di ecco, mo vi sbratto addosso la telecamera. Cerca insomma di fare qualcosa. Quindi personaggi io direi un 6, giusto perché appunto alcuni sono esplorati, tipo appunto la tizia, altri sono un po' gnè e Obi-Wan che è un coglione. Quindi diciamo due medi, uno positivo e uno negativo, sufficiente, 6. Obiettivo per me, allora per me l'obiettivo di questa serie era prendere un attore vecchio, che era piaciuto tanto, un personaggio vecchio, e riportarlo semplicemente per fare soldi. Perché è palese, ragazzi. Dai, non avevamo bisogno di questa storia. Non c'era proprio senso di farla. E l'aver portato a Ewan McGregor con Obi-Wan è semplicemente perché, ragazzi, a parte gli scherzi, chiunque si è sgrillettato sopra Obi-Wan quando ha fatto la seconda trilogia, perché era un grande, era un figo, era forte, ha distrutto di botte un sacco di gente, cioè, ci ha fatto, insomma, venire in pipolo duro. E quindi rivederlo ci ha fatto, diciamo, venire quella curiosità per andarlo appunto a guardare, ma ce l'hanno rovinato un pochino secondo me, perché appunto vederlo in questo stato, ma a me ha fatto solamente che male. E l'unica cosa però è che mi è piaciuto veramente tanto il discorso finale con Darth Vader e Obi-Wan. E che dire? Quindi obiettivo per me è un 7. 7 perché ricordiamo che l'obiettivo è appunto riportare per fare soldi, quindi è successo, però non gli do un voto alto perché non voglio dare un voto alto all'opera, essendo una merda. Lo dico. No, beh, a parte gli scherzi. Come posso dire? Come ho detto prima, è un filler. Cioè, una cosa che se volete vedere perché non c'avete un cazzo da fa, ci sta. Se no, un po' meno. E che dire, quindi abbiamo detto 4, 6, 7, media del 5 meno. Niente, ci vediamo al prossimo video, vi invito a guardare le altre recensioni e di aspettare il doppiaggio venerdì.